La prevenzione è fondamentale, senza quella non si va da nessuna parte, arrivano solo i disastri. Il problema è che in Italia, salvo eccezioni, poche aree diciamo regionali, non essendo stata programmata la prevenzione, e soprattutto nelle aree interne spopolate dove l'uomo è mancato, quindi manca il presidio umano e manca la tecnica applicata al territorio, il territorio è abbandonato, causa le frane e quindi causa la morte di quelli che ci sono rimasti. Quindi la colpa non è dell'uomo in senso generico, la responsabilità è politica, cioè delle istituzioni. Il comune, la provincia, la regione, il governo centrale. Oggi viviamo un momento molto drammatico, non solo dal punto di vista del dissesto idrogeologico. I fiumi, per esempio, sono abbandonati dalla montagna al mare, non sono più governati, manca la popolazione lungo le due rive spondali di un fiume, per cui allora succedono queste cose, cioè il fiume si riprende le cose del passato, oppure se è stato manomesso qualcosa e non è stato attuato il restauro rispetto a quella manomissione da parte dell'uomo, un evento estremo meteorologico causa una frana, quindi causa morte. Bisogna uscire da questa emergenza, noi non dobbiamo gestire l'emergenza, perché l'emergenza porta a raccogliere i morti, dobbiamo prevenire, quindi tutelare la vita. Allora la vita di un territorio che è fatta di piante, di rocce, di vegetazione, ma è fatta soprattutto di animali e ancor di più di persone. Quindi una civiltà moderna deve assolutamente programmare un futuro nuovo, un futuro moderno, sostenibile. Questo non si vede, salvo che in alcune poche regioni italiane.